Ricordo che la seduta è trasmessa in diretta streaming. Diamo la parola al segretario dell'appello. Grazie Presidente, buonasera. De Magistris presente, Cacciapuoli presente, Cagliasso presente, Cavasso e Piglio presente, Carbone Vincenzo presente, Cirillo Salerio, Carillo Rettifico. Grazie, chiedo scusa, presente. Gaspone Francesco, presente. Cirillo Giuseppe, presente. Cirillo Vincenzo, presente. Coccia Elena, presente. Iorio Gadia, presente. Lettieri Raffaele, assente. Ha giustificato l'assenza. Marrazzo Domenico, presente. Pace Salvatore, presente. Quaglietta Alessia, non la vedo, assente. Sgambati Cardine, presente. Tito Giuseppe, presente. Tozzi Paolo, assente al momento. Allora, Presidente, sono presenti 15, assenti 3. Presidente, chiedo la parola un attimo. Sì, io lo dicevo solamente perché è una pregiudiziale per i lavori del Consiglio. Allora, prima di inizio e dare la parola al consigliere Cirillo, io propongo all'Aula un minuto di raccoglimento, innanzitutto per il sindaco di Pietito, recentemente scomparso per Covid, Ametta, per Diego Armando Maradona, recentemente scomparso a Buenos Aires, e per tutte le donne e gli uomini che purtroppo sono rimaste vittime in tanti nella nostra area metropolitana del Covid. Grazie, un minuto di raccoglimento. Grazie. Prego, consigliere Cirillo. Allora, buongiorno a tutti. Caro Presidente, vorrei portare una domanda, se mi è consentito, al segretario generale per quanto riguarda, sulle varie sensi dell'articolo 56 del nostro regolamento, una pregiudiziale. L'articolo 41 del nostro regolamento, caro segretario, recita che per quanto riguarda la convocazione in seconda convocazione che è già stata regolarmente fatta, visto che si registrano delle assenze, la mia domanda è: sono state regolarmente notificate agli assenti che oggi si celebrava questo Consiglio metropolitano? E se sono state fatte, quindi significa che c'è stata la chiara volontà del Consiglio di non partecipare. Lei sa benissimo che negli atti amministrativi delle procedure il Cuparle non c'entra, e quindi se per caso non bisogna notificarlo, significa allora la legittimità e la validità della seduta a prescindere dal voto, sapendo anche che il sottoscritto, partecipando, ha sanato il vizio. Dico anche che ho fatto l'approfondimento in virtù, abbiamo tante sentenze del TAR, sia Molise, Campania, anche il Consiglio di Stato, sezione quinta, di diversi anni, dove si è andata a precludere l'attività di un consigliere che non ha potuto partecipare per sua volontà a questa assise. Allora la domanda è semplice: se la seduta e valida non per il corso del corpo, ma se per caso il procedimento della convocazione valida oppure no. Grazie. Prima di dare, chiedo scusa, la parola al segretario, comunque sin da ora nomino come scrutatori Francesco Cascone, Domenico Marrazzo e Giuseppe Rico. Grazie. Prego, signor.
Grazie Presidente. Dunque, in linea generale le osservazioni del consigliere sono corrette. Tenga conto che comunque la giurisprudenza naturalmente si rifà non solo alle leggi di primo grado ma anche a quelle di secondo grado. Vale un principio in assoluto, in gergo latino, che recita ubi lex volvit dixit, ubi tacuit novit. Il nostro regolamento non prevede questo obbligo a cui lei fa riferimento, ragione per la quale ritengo soddisfatte le prerogative dei consiglieri sulla base della convocazione regolarmente effettuata, sia la prima, sia l'integrazione seconda, sia l'ulteriore integrazione fatta dal Presidente. Grazie. Quindi le ripeto che personalmente, caro segretario, non sono soddisfatto assolutamente della sua risposta, ne prendo atto della sua decisione perché lei è il nostro notaio, il notaio di questa assise e quindi di conseguenza la sua dichiarazione che sta agli atti sarà estrapolata eventualmente se per caso ci sono pure no da ricorrere ad organi superiori in virtù di quella dichiarazione che lei ha fatto. Però l'importante è che lei mi chiarisce in precisa che i consiglieri metropolitani dopo la seduta dichiarata deserta non hanno avuto nessuna convocazione oltre quella principale dove si parla della seconda convocazione. È corretto questo? Ok, grazie. È inutile specificare, consigliere, che gli atti sono a disposizione perché sono atti pubblici, non stiamo in un conclave segreto, quindi non c'è bisogno nemmeno di declamarlo perché gli atti sono sempre a disposizione di ogni consigliere, di ogni cittadino qualora ne abbia diritto a riceverne copia. Allora a questo punto passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere Gennaro Pozzolino con il consigliere Luigi Nave, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, articolo 1, legge 7 aprile 2014, numero 56. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, unanimità, possiamo far entrare il consigliere. Eccolo. Benvenuto. Passiamo alla seconda surroga, quella del consigliere Francesco Iovino con il consigliere Giovanni Santoro ai sensi della medesima normativa. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Unanimità, prego consigliere Santoro, benvenuto. Poi abbiamo la surroga del consigliere Giuseppe Capone con la consigliera Valentina Rescigno, sempre ai sensi della medesima normativa. Un attimo solo, il segretario mi pone in visione una missiva di cui devo dare lettura, della consigliera Valentina Rescigno, la sottoscritta Rescigno Valentina, nata a Napoli il 16 giugno del 1991, convocata con protocollo numero 0129190 del 24 novembre 2020 a partecipare al Consiglio Metropolitano, prima seduta per il giorno 27 novembre 2020 alle ore 14, in seconda seduta per il giorno 30 novembre 2020 alle ore 14:30 per procedere alla sua del consigliere Giuseppe Capone con la scrivente, ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, articolo 1, legge 7 aprile 2014, numero 56, al punto 3 dell'odierno ordine del giorno, è stata convocata con protocollo numero 14.054 del 23 novembre 2020 a partecipare al Consiglio Comunale del Comune di Mariglianella alle ore 15:30. Pertanto, poiché la sottoscritta rivesse sia il ruolo di consigliere comunale, di assessore al bilancio, obbligata istituzionalmente a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per relazionare in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, a bilancio di previsione 2022 e agli altri punti all'ordine del giorno rientranti nella competenza del proprio assessorato. Tanto si comunica affinché la signoria vostra renda edotti i consiglieri metropolitani del legittimo impedimento della scrivente, che sarà onorata di partecipare alle ore del Consiglio con metropolitano alla prossima seduta utile. La sottoscritta chiede che venga letto al Consiglio e messa a verbale la presente comunicazione in fede Valentina Rescigno, Mariglianella, 27 novembre 2020. Bene, mettiamo a verbale gli atti e procediamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Unanimità.
presa d'atto della decadenza del consigliere Michele Maddaloni, ai sensi della medesima normativa e della impossibilità di surroga per incapienza della lista elettorale di appartenenza. È una presa d'atto. È un'altra presa d'atto, quella della decadenza del consigliere Salvatore Romano, anche qui dell'impossibilità di surroga per incapienza della lista elettorale di appartenenza. Al punto 6 ci sono comunicazioni del sindaco. Vorrei a questo punto fare una precisazione. Avrei dovuto darvi lettura delle modifiche alle deleghe intervenute nei giorni scorsi, ma tenuto conto anche della modifica dell'assetto del Consiglio Metropolitano, tenuto conto delle surroghe quali abbiamo dato corso poc'anzi e tenuto conto che a mio avviso c'è bisogno nei prossimi giorni di un forte, approfondito e franco confronto con i consiglieri presenti, quelli che oggi non sono qui, e le forze politiche rappresentate, per ora non produco, non do seguito alle deleghe che dovevo comunicarvi e sono pronto a discutere con voi tutte le deleghe, anche quelle già precedentemente assegnate, in modo da rinnovare nella maniera più convinta possibile, almeno da parte mia, mi auguro anche da parte vostra, questo accordo istituzionale che non solo ha prodotto grandi frutti di cui andiamo tutti quanti orgogliosi, io per primo, ma che ci è apprezzato, ve lo assicuro, in tutta Italia, che ha una valenza politica alta, pur non essendo un accordo politico, perché tra diversi di noi ci sono divergenze pure, ma l'accordo istituzionale ha prodotto risultati enormi. Quindi credo che sia necessario ed opportuno fare alla mia presenza, alla presenza dei collaboratori e vostra, un approfondimento, ovviamente rapido, perché le deleghe non possono stare sospese per molto tempo, quindi un rapido, in modo da divenire sicuramente entro Natale, io mi auguro, a un rilancio, a una ridefinizione, a un consolidamento sia dell'accordo che delle deleghe. Tant'è ci tenevo a dire, era una comunicazione e quindi niente, procedo ulteriormente, prego. Un attimo solo, sì, chiedo scusa perché non ho finito le comunicazioni, chiedo subito la parola, Giuseppe, il segretario mi ricordava che abbiamo poi delle comunicazioni che attengono al prelievo dal fondo di riserva, che sono la numero 134 del 12 ottobre 2020, la somma di ben 832 euro, poi per il pagamento di un acconto di un CTU, poi la 155 del 24 novembre 2020, 1000 euro circa, pure qui per il finanziamento per una rata di interesse sui mutui agrari, la 159 armena sviluppo relativi al servizio manutenzione ordinaria di edifici scolastici, previamente al fondo di riserva di circa 760.000 euro per sempre debiti fuori bilancio, la 164 il prelevamento di circa 28.000 euro destinato al finanziamento delle spese derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello e altre due, la 172 e la 173 sempre prelevamento di fondi di riserva per sentenze altre. Chiesto ora di intervenire il consigliere La ringrazio signor sindaco, ne approfitto brevemente per rivolgere il mio saluto innanzitutto ai consiglieri di questa assise e permettetemi di sottolineare che per me è un privilegio ancorché inaspettato essere parte di questa importante e prestigiosa istituzione alla quale ovviamente nei mesi di avvenire non farò certo una grande ovviamente per quanto di mia competenza. E ne approfitto anche di questo breve intervento, via concludere, nel merito dei punti all'ordine del giorno, dei quali chiedo che prendiamo a discutere, e di cui ovviamente per la repentinità della sua e per l'impossibilità da parte mia di poter approfondire gli argomenti, che condivido per un altro senso civico e soprattutto per il lavoro svolto dai dirigenti, ma per questa occasione permettetemi di utilizzare l'istituto giuridico dell'astensione. La ringrazio, signora.
Grazie molto consigliere Luigi Nave e benvenuto nella nostra assise. Chiede di intervenire il consigliere Giovanni Santoro, prego. Grazie Presidente. Ho soltanto un'osservazione. È un pensiero che pronuncio ad alta voce perché sono rimasto un po' perplesso. Non sorpreso perché due sedute sono andate deserte per cui la surroga mia sia rinviata nel tempo. Sorpreso perché la mia surroga probabilmente poteva essere fatta molto prima, che io sostituisco il Rovino, il quale non si è candidato. Quindi la surroga poteva avvenire molto prima, a differenza di coloro i quali invece avevano necessità di sapere se venivano eletti o meno perché candidati alle elezioni dei vari comuni. Questa perplessità mi ha portato poi a fare una verifica del nostro statuto e del regolamento. E poc'anzi ho sentito in apertura di questa assemblea alcune riflessioni che facevano consigliere e proprio questi dubbi che mi sorgevano mi hanno fatto capire che sia lo statuto che il regolamento necessitano di essere revisionati perché tra essi fanno riferimento di alcuni articoli che tra l'altro non corrispondono in senso concreto al bene, cioè sono completamente sbagliati. L'altra può essere un dispiacere da parte mia che lo pronuncio per il mio gruppo Capace, perché proprio questo ritardo non mi ha dato la possibilità di esprimere, di condividere anche il mio voto in favore suo. Io fui candidato nella lista Demo, rimango in questa lista e vado a me stesso e agli altri, anche in questo limitato tempo, di fare quanto possibile. Grazie. Grazie molto consigliere Giovanni Santoro, approfondiremo le sue argomentazioni. E chiede di intervenire il consigliere Giuseppe Pito, prego. Grazie, grazie Sindaco. Allora, caro Sindaco, noi accogliamo con piacere dalle sue comunicazioni di arrivare a un momento di rivedere un po' la macchina della città metropolitana, anche perché mi rendo conto che nell'ultimo periodo sono andate altre forze politiche all'interno del Consiglio metropolitano, amici di Carabino. E quindi è bene fare un ragionamento di azzerare, ma azzerare su un percorso di fine, impatto di fine legislatura, come mai ci sia la possibilità. Allora per fare questo, io mi permetto di dare l'esempio, consentire di fare i consiglieri, a fare un passo avanti per dimostrare ancora una volta quanto ci teniamo a quello che vogliamo. Siccome lei ha chiesto di azzerare il discorso delle deleghe che lei doveva comunicare, io in questo momento le rimetto la mia delega, ma come inizio di un percorso di azzeramento che facciano anche gli altri. Nel frattempo, nel rimettere la delega, poi quando discuteremo di alcuni punti, la ringrazierò personalmente per l'opportunità che mi ha dato. Però io sono abituato, quando si azzera, si azzera tutto, dalla parte e da una. Io lo faccio volentieri affinché si possano costruire le basi di un accordo che possa traghettare la città metropolitana al nuovo Consiglio metropolitano. Grazie Sindaco. Grazie consigliere, io so che voi avete un grande affetto tutti nei miei confronti, quindi non vedete l'ora di farmi sovraccaricare solo a me di tutte le deleghe, anche perché come sapete per l'affetto che di questi tempi sono nutrito di più seri ho molto tempo a disposizione, quindi non interpretate malevolmente il mio messaggio, è un azzeramento nel senso di ripartire immediatamente, perché non penso che voi vogliate, come dire, lasciarmi solo in questa avventura a occuparmi di tutte le deleghe.
Quindi azzeramento significa sostanzialmente vedersi e rimettere subito in pista. Quindi azzeramento significa messa in discussione di tutte le deleghe, nel senso non c'è nessuna delega che non è messa in discussione, però facciamolo subito perché quest'ente ha bisogno del vostro lavoro, che è stato molto proficuo finora da parte di chi autore delega, ovviamente io l'ho molto apprezzato e quindi mi auguro di poter continuare nelle forme che decideremo insieme, ovviamente non è che posso decidere solo io. Prego, consigliere Scamarca. Grazie sindaco, noi oggi formalizziamo in aula la costruzione del gruppo di Italia Viva. Facciamo gli auguri al consigliere Cirillo Francesco che ci raggiunge, prendiamo atto delle parole del sindaco e attendiamo questo confronto per poter delineare un nuovo percorso politico. Grazie. Grazie a lei consigliere. A questo punto c'è il consigliere Giuseppe Cirillo, il non Vincenzo, che chiede di intervenire. Chiedo scusa al sindaco, per caso tra le comunicazioni avete saltato qualche comunicazione? No, verifico, consigliere, le comunicazioni. Soprattutto abbiamo saltato voi. Verifico subito. Sono molto attento. Sì, va bene. Sì, ha ragione, qua avevamo cassato tutto inopinatamente, ci sono due comunicazioni che sono saltate, l'adesione del consigliere Vincenzo Cirillo, però anticipato poc'anzi correttamente dal consigliere Carmine Sgambati, al partito d'Italia Viva, e poi al punto 9 l'assenza del consigliere Rettini. Questi sono i due. Segretario, in quel caso non ti piace il tipo segretario, ci mancano quelle delle dimensioni. Ah, e quindi prima di passare tutto? No, è segretario saluto. Ah, no, scusa. La prima abbiamo fatta, la seconda, voglio controllare un attimo adesso, scusate. 3 abbiamo fatta, perché sono le deleghe, 4 fatta, la quinta fatta, la sesta, ecco qua. Con nota numero 10.094, cioè 109.428 del 16 ottobre 2020, il consigliere metropolitano Giuseppe Cirillo ha rimesso la delega e gli era stata conferita. Così come, leggiamo anche questa, anche se non fa più parte del consiglio, con nota 111.436 del 21 ottobre 2020, il consigliere metropolitano Michele Mandaloni aveva rimesso la delega. A questo punto credo che le comunicazioni sono corrette. Grazie. Grazie sindaco, le ho chiesto in effetti di leggere quella comunicazione perché in questo consiglio metropolitano dove voi ci avete tenuto di vedere nel lontano 2017 e non è che non è successo nulla perché altrimenti mi sembra che vogliamo mettere tutti i consiglieri metropolitani la polvere sotto il tappeto. Mi dispiace che il consigliere che ha dovuto partecipare a due bei consigli metropolitani non potendo entrare nell'assise. L'unica nota positiva è che non si è diventato assolutamente nulla perché il consiglio, ma c'è un motivo politico perché altrimenti significa che non si sente. Chiedo scusa, allora faccio così. C'è un motivo politico chiaro che è successa una novità. La novità è che consiste. E perché dove siamo dobbiamo capire da dove siamo partiti e come mai siamo qui. Sindaco, mi ricordo del lontano 2017, all'epoca c'era un ottimo capo di gabinetto. Scusi, consigliere, ma lei ha chiesto quindi di intervenire? Sindaco, sì. Perché in effetti su questa questione delle dimissioni, che in effetti è un comunicato, se non mi volete fare parlare, non c'è problema. No, non capito. Basta specificare la comunicazione che lei sta facendo. Cioè sulla comunicazione? Sulla comunicazione. Sindaco, se per caso invece di questo c'era il Vesù che era scoppiato, era lontano, c'erano dei feriti, non si può. Se per caso non mi volete far parlare, me lo dico. No, sì.
c'era il vecchio capo di gabinetto Alessandro Nardi. In questo assise si fece un grande accordo, che era l'accordo istituzionale che ha portato fino ad oggi tutti i benefici, se così li vogliamo chiamare. Mi ricordo, noi del Partito Democratico avevamo una serie anche di contraccolpi, dove all'interno c'erano soggetti che non volevano far parte di questo accordo istituzionale, e quell'assise, in quel momento particolare, noi chiarimmo la posizione. La città metropolitana è un altro ente, non ha nulla a che fare con tutti i 92 comuni della città metropolitana. Parte dal comune di Napoli e parte da ogni singolo comune dove noi apparteniamo. L'obiettivo era, abbiamo un sindaco metropolitano per legge, noi siamo stati eletti senza un programma, perché il sindaco è sempre uguale, e quindi dobbiamo lavorare per il territorio. Che cosa è successo? Perché è giusto che forse il sindaco non lo sa, non lo sa troppo bene. Dopo le elezioni amministrative del 2020, quindi il 21 settembre, il nuovo capo di gabinetto ci convoca con una posizione chiara, che sì, forse quanto lei è troppo impegnata, perché giustamente il sindaco anche della cittadina potrebbe essere sindaco della comunità, ma gli riportano forse solo quello che vogliono riportare. Il posto del capo di gabinetto, che in quel particolare momento rappresenta il sindaco, ci comunica in modo chiaro che oggi il Partito Democratico, a seguito della decadenza dei consiglieri del Partito Democratico, che sono decaduti perché la PD presentò la lista con 12 consiglieri, quindi non ci sono altri spiegati in tempo. Il consigliere ripete: cari consiglieri, voi siete due, oltre ad essere due ci sta una rimodulazione, perché il sindaco ha promesso la delega all'urbanistica a Forza Italia, perché ha un accordo su un'altra città. Sindaco, sono parole sante. Quando mi dicono queste cose, mi dicono anche il nome, Quacci, però se non mi ricordo il nome preciso, perché non lo conosco, perché solamente riferito, e ho sempre detto in quel particolare momento: scusami, noi come partito ti chiediamo una situazione, chiediamo un confronto, sindaco, ti chiediamo un confronto, perché Forza Italia deve mantenerci al comune di Napoli. In quel particolare momento è caduto tutto l'atto con cui abbiamo fatto l'accordo istituzionale, perché noi abbiamo sempre detto che la città metropolitana di Napoli non ha nulla a che fare con questi comuni. E se questo qua che è stato riferito su questa base, io ho chiesto una cosa chiara, caro sindaco, e c'era anche il vice sindaco, c'era anche il consigliere Cacciavuoti, chiesi in modo chiaro, caro sindaco, dissi: le deleghe che appartengono attualmente al Partito Democratico, noi chiediamo che vengano consegnate nelle mani della massima espressione, quindi a lei, sindaco. E di fatto è successo che dal 16 di ottobre tutto tace. E non si va. Quando si è iniziato a parlare, nel momento in cui non si è riuscito a celebrare un consiglio, perché diciamo questa è la prima volta che si è convocato un consiglio metropolitano di seconda convocazione, e per arrivare ad avere l'attenzione era questo. Guardate, io penso che lei ha detto nell'intervento di dire: apriamo, aprire a 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva, Forza Italia, il contenitore d'Europa. Perché se non è così, caro sindaco, io oggi registro, e voglio essere chiaro, oggi non c'è più un accordo istituzionale per il Partito Democratico, c'è solo esclusivamente un accordo politico fatto
solidale e debole, quindi cara Elena, è il chiaro concetto, il bello chiaro. Quindi c'è la voce intorno a lei, c'è un rapporto politico e si sta già vivendo, caro sindaco, gli strati del problema di questa rottura, di questo accordo. Sono molto attento, perché poi andiamo anche nei miei successivi. Caro sindaco, lei è un uomo che dice che condivido la sua posizione quando dice. Consigliere, lei ha parlato per due volte prendendosi la parola senza chiederla. Adesso sto parlando io, se per cortesia mi fa parlare. Lei è sempre molto cortese, adesso ultimamente ancora non è uso. La prima considerazione è che quello che ha riferito per bocca mia è totalmente infondato. Totalmente infondato. Chi ha cambiato impostazione è lei, perché basta andarsi a vedere gli interventi che lei ha fatto in aula fino a qualche giorno fa, che avevo modo di pubblicare, per rendersi conto che qui non c'è qualcuno che cambia, noi siamo sempre gli stessi, e come lei sa la mia impostazione è sempre la stessa, e l'ho dimostrato anche oggi dicendo che per quanto mi riguarda, a differenza sua, ci sono tutte le condizioni per fare un accordo istituzionale. Per il resto capisco e comprendo le sue posizioni politiche, consigliere, però deve far parlare. Capisco che è cambiata qualcosa nella sua dinamica, non nella nostra. Questa è un'assise di cui si può sempre parlare, uno può dire la sua, però deve rispettare le regole, stiamo a Napoli, non stiamo in un altro luogo. Quindi questo vuol dire che da questo punto di vista ognuno può fare quello che vuole, ma non le consento di attribuirmi cose che non corrispondono a me. Quindi da parte nostra non ci sta nessun accordo che leghi la città metropolitana con la città di Napoli. La città di Napoli ha un suo percorso e qui ce ne sta un altro. La nostra posizione, la mia posizione è sempre la stessa, prendiamo atto che lei ha cambiato opinione, che lei, come dire, in questo momento ha rimesso la testa con le argomentazioni che ha detto, là non è che deve avere ragione lei o che devo ragionare io, però ho il dovere di dirle che non c'è nessun legame per quanto ci riguarda tra la città di Napoli e il Consiglio Metropolitano. Chi gliel'ha fatto credere ha detto una cosa non fondata. Se lei ha preso l'uscita per lanterne è un problema suo, ma io qua pubblicamente vi sto dicendo come stanno le cose. Semmai, e questo non sfugge più a nessuno, c'è qualcun altro che evidentemente lega le questioni della città di Napoli al Consiglio Metropolitano, ma non siamo certo noi, perché io le do una spiacevole notizia che noi nella città di Napoli risolveremo i problemi che dobbiamo risolvere, e qua io oggi sto non per fare partite politiche, ma per approvare delle delibere, come sa bene lei, consigliere Cirillo, sono molto a cuore non solo al sindaco di Napoli, ma a tutti i consiglieri qui presenti, ai sindaci che stanno aspettando, nonostante alcuni punti all'ordine del giorno molto cari ai rappresentanti del partito che lei oggi sta autorevolmente ovviamente rappresentando. Quindi non era una polemica nei suoi confronti, era semplicemente una precisazione nel momento in cui mi ha chiamato in causa, altrimenti non sarei mai intervenuto. Perché ho molto rispetto per le opinioni politiche, per le scelte politiche vostre, che ho imparato ad apprezzare in questi anni, anche comprendendo le scelte politiche che ogni gruppo, ogni partito può fare. Prego. Salve sindaco, salve consiglieri metropolitani, mi corre l'obbligo di intervenire in merito all'intervento fatto dal collega e amico Cirillo, per comunicare al Consiglio che il gruppo di Forza Italia della città metropolitana niente in comune rispetto a quello che succede nel Consiglio Comunale di Napoli. Giusto per ricostruire un pochino la storia di questo Consiglio Metropolitano, che noi grazie a una pessima riforma della Gara del Rio, nel 2017 trovavamo un accordo semplicemente istituzionale a tutela dei territori e di tutta la provincia di Napoli. Ed è per questo che dal 2017 ad oggi abbiamo fatto un percorso di totale condivisione insieme al Partito Democratico, insieme al gruppo DEMA. Non capisco come all'improvviso il Partito Democratico ha rotto questo accordo istituzionale, dimenticandosi il rispetto politico, perché noi quell'accordo istituzionale l'abbiamo fatto seduti a un tavolo per i territori insieme a tutte le forze politiche. All'improvviso, molto confuso il Partito Democratico, perché non si capisce ancora
c'è, chi rimane, chi posa la delega, chi la rimette. Noi la notizia ci è arrivata all'improvviso e dobbiamo prendere le distanze dalle comunicazioni del Consiglio di Cirillo perché, ripeto, il gruppo della città metropolitana non inferisce con le decisioni che avvengono nel Consiglio Comunale. Grazie. La ringrazio molto, consigliere Cagliazzo, anche di questa precisazione. Consigliere Cirillo, per favore. Mi chiedo scusa, sindaco, ma il problema è un altro, è che mi sembra che io sia indugiato. Fate la lettera con i capelli di delegazione, che cosa ci ha detto a noi. Non possiamo avere detto, ma io sono impazzito. Sindaco, lei purtroppo non c'è. Avete detto che i vostri delegati, avete detto che già il capo di capelli. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, finanziamento e intervento di manutenzione straordinaria delle strade della città metropolitana di Napoli, messa in sicurezza e ristrutturazione delle pertinenze e dei marciapiedi opere connesse, applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per €1.306.591.13, variazione bilancio di previsione 2020-2022, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Cirillo Giuseppe, Quaglietta, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. L'altro punto 8 dell'ordine del giorno, quindi accordo a maggioranza, modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi ai sensi dell'articolo 21,6 del decreto legislativo numero 56, annualità 2021. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Giuseppe Cirillo, Quaglietta, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 9 dell'ordine del giorno, variazione bilancio 2020, annualità 2021, per complessivi €435.000 relativi al finanziamento delle attività di datori di lavoro connessa all'integrazione del PPR, variazione programma biennale di acquisti beni e servizi 20 annualità 21. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Giuseppe Cirillo, Nave, Quaglietta, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione al bilancio 2020, esercizi 2022, per complessivi €270.081.97, da applicarsi sulle annualità 2021-22, volto al finanziamento del servizio di inventario di cui PEC e PDO PDP 2020, PEC 35, obiettivo 350702, procedure relative alla formazione dell'inventario dell'ente mediante affidamento a terzi. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Giuseppe Cirillo, Quaglietta, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Variazione bilancio, esercizio finanziario 2020, per complessivi €17.199, per il pagamento del trattamento economico di ordine pubblico al personale di polizia metropolitana impiegato nei servizi esterni su strada, per il controllo del territorio finalizzato alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni volte al contenimento del contagio coronavirus Covid-19. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Quaglietta, Giuseppe Cirillo, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Presidente, se mi può concedere la parola, devo fare una... Prego, consigliere. Come arrivati a questo punto, siccome dall'esame
votazione? No, c'è Giuseppe Cirillo che chiede di intervenire. Chiedo scusa, Sindaco, io penso che per votare i debiti fuori bilancio veramente ci vogliono 5 minuti, possiamo dare pure per legge, diciamo solo il punto. La proposta del consigliere Piglio fa sì che non andiamo a discutere di due punti fondamentali che io ritengo il mio modesto potere, che sono il punto 38 e 39, che riguardano il piano strategico e per quanto riguarda le problematiche dei cittadini. Siccome noi approveremo, consiglio approverà degli delitti successivi che riguardano questi punti, nel senso che per quanto la questione, io direi, tanto visto che non è che dobbiamo affrontare tutti quei punti, di continuare ad andare avanti, perché veramente per fare tempo sul ghiaccio ho due minuti, non ci voglio più. Grazie consigliere, faremo tutto, era semplicemente una richiesta del consigliere Pio Capasso di invertire le priorità dell'ordine del giorno, quindi un intervento a favore o contro, mettiamo in votazione la proposta del consigliere Pio Capasso per come l'ha formulata, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Quindi invertiamo l'ordine del giorno, interrompiamo la 12ª che riprenderemo dopo, ricordiamoci pure che dobbiamo votare l'ordine del giorno alla fine della consigliera Coccia, che l'altra volta discutiamo una nuova votazione. Sì, Presidente, sono più importante anche perché... Ha visto, mi sono ricordato, quando sono presente ricordo le cose. Quindi per capire che cosa abbiamo votato. Andiamo a votare punto 1, era la nave e cacciavoti e... Andiamo a votare il punto 1 dove sta scritto ordine del giorno integrativo, arriviamo fino alle variazioni di bilancio e poi riprendiamo la voce della moscia. Quindi andiamo al punto 1 dell'ordine del giorno integrativo, variazioni di bilancio con applicazione all'esercizio 2020 di quota parte dell'avanzo accantonato ai sensi dell'articolo 187.2 per complessivi euro 270.831.39. Chi è favorevole alzi la mano, mi raccomando le mani, chi è contrario, chi si astiene, astensione nave Giuseppe Cirillo Quaglietta, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Poi abbiamo il punto 2, decreto MIUR numero 43, 30 giugno 2020, variazione bilancio TURP, PTL e PP, triennio 2022, previsione maggiori entrate vincolate per un importo di euro 1.755.000 ed applicazione di quota di avanzo di amministrazione per un importo di euro 472.000 ai fini del finanziamento parziale di un accordo quadro di un importo complessivo di euro 3 milioni relativo a interventi di adeguamento alla normativa antincendio dei vari edifici scolastici. Mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astensione nave Tito Quaglietta, no, nave Giuseppe Cirillo Quaglietta. Un momento, finiamo la votazione, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Ha chiesto di intervenire il consigliere Giuseppe Tito, prego. Sindaco, scusate, ma mi sono distratto sulla proposta del consigliere Capasso di trattare il secondo ordine del giorno, 22 punti, chiedevo di mettere a votazione anche il terzo punto all'ordine del giorno, essendo anche la variazione di bilancio, la delibera di variazione di bilancio. Ha ragione, sì, mettiamo anche quello alla fine. Sì. Se era implicito. Era implicito, sì, perché tutte le variazioni di bilancio. Ha ragione però per la precisazione. Qua. Sì, allora il punto 3 mi accennava il segretario da ritirare perché è accorpato poi al punto 15, quindi andiamo al punto 4, variazione del bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 12 del 18 maggio 2020. Per il sostegno alla Fondazione Teatro di San Carlo durante il periodo emergenziale Covid-19, importo 3 milioni. Mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Chi si astiene? Nave Quaglietta. Cirillo, lei si astiene? Ah, hai ragione, io sono devo dire la favorevole. Ah no, non ho capito male. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima, grazie, scusate per lo sbagliato.
Allora, punto 5, presentazione della sezione strategica del DUP 21-23, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astensione nave Giuseppe Cirillo Guaglietta, immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, variazione al bilancio di previsione 2022, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astensione nave e basta, Cirillo e Guaglietta, immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Variazione al bilancio di previsione 2022, con applicazione all'esercizio finanziario 2020, l'avanzo di amministrazione fondi disponibili per complessivi euro 1.300.000 ai fini del finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento dei servizi igienici, facciata di copertura presso l'Istituto Superiore Calamandrei di Calamando 84 in Napoli, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astensione nave Giuseppe Cirillo Guaglietta, terminata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Variazione del bilancio di previsione 2022, approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unità numero 12 del 18 maggio 2020 per euro 50.000 per il sostegno del progetto Web TV Scuola Metropolitana, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi astensione nave Giuseppe Cirillo Guaglietta, immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Piano delle allineazioni immobiliari, sensi dell'articolo 58, legge 133/2008 e successive modificazioni, piano triennale 2022, integrazione del piano triennale delle allineazioni con la deliberazione del Consiglio dell'Unità numero 6/2020, particelle 806/1170 NCT con punti bolla, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astensione originale Giuseppe Cirillo Guaglietta, terminata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Trasferimenti di risorse ai comuni del territorio per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare all'attività di spettacolo. Variazione del bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano numero 12 del 18 maggio 2020 per 5 milioni di euro. Consigliere Cirillo, prego. Grazie Sindaco, faccio intervento su questo ma mi pare anche sulle altre variazioni di bilancio. Vale a dire, oltre che di questa di 5 milioni, anche su quella per ciò che attiene la difesa delle poste e per l'intervento di finanziamento del piano strategico in margine a Napoli e quella dei banchi giochi. Dal parere del comitato tecnico espresso dalla contabile, espresso dalla dottoressa Viele, recita testualmente: il comitato della contabile esprime parere favorevole rappresentando che la concessione di finanziamenti ai comuni nelle variazioni proposte per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione utilizzato fino ad azzerare quasi completamente il conto disponibile potrebbe limitare il finanziamento del rendiconto bilancio 2021 degli investimenti già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022 dell'ente per la nuova 2021. Adesso si aggancia il parere delle misure dei punti per entrambe le due delibere che chiaramente esprime un parere favorevole così come quello della dottoressa Viele, ma chiaramente condizionando la prima proposta. Sarebbe auspicabile, come normativa prevede, che i pareri di autorità tecnica, contabile, anche quelli delle misure, sono o favorevoli o contrari. Preferiremo un attimino meno di ambiguità, soprattutto quando si tratta di somme ingenti. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Mettiamo in votazione la delibera numero 10, che abbiamo poc'anzi letto, che è favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Astensione nave, Giuseppe Cirillo Guaglietta, immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Trasferimento di risorse comuni del territorio per realizzazione e adeguamento di parchi giochi, variazione bilancio di previsione 2022, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano numero 12 del 18 maggio 2020 per 3.272.647. Consigliere Cacciapone, prego. Grazie Sindaco. In merito alla presente, innanzitutto ho già avuto modo di sottolineare al direttore generale del capo di gabinetto come anzi tempo, ovvero molto tempo prima che lei attuasse tale variazione la sottoponesse al Consiglio, molti sindaci e molti comuni detenevano già le schede progetto di questa sua idea, quasi che non ne avevamo neppure le conoscenze. Molti comuni già detenevano le schede progetto, tant'è vero che l'approvazione della sua delibera
però la maggior parte dei comuni si ritenevano già segretari. Quindi richiedo a lei, in qualità di sindaco metropolitano, di direttore generale, che ti coordinato con una maggiore attenzione, perché non credo che da soli i sindaci abbiano già le schede del progetto prima che uscisse da questo pubblico. Grazie. Più che valido il
vecchio capo di gabinetto, altrettanto valido il nostro attuale capo di gabinetto. Il direttore generale, il segretario generale, l'ufficio gare e contratti e tutti i dirigenti della città metropolitana, i quali hanno sempre aperto le porte a noi consiglieri. Voglio ribadire che l'anno scorso, in tutto l'anno solare, sono stati sottoscritti 25 contratti per tutte le materie di competenza della città metropolitana: strade, scuole, poste e costruzioni. Quest'anno, soltanto quest'anno, fino ad ora abbiamo sottoscritto 45 contratti, sempre con lo stesso personale. Quest'anno abbiamo già quasi raddoppiato i contratti sottoscritti e abbiamo altre 22 gare in corso di esecuzione che entro la fine di quest'anno solare verranno aggiudicate. Quindi un enorme lavoro che stanno facendo, hanno fatto gli uffici di questi, li ringrazio. Un'ultima cosa, è vero che oggi stiamo in seconda convocazione, ma è facoltà del Presidente e del Consiglio, così come da regolamento, convocare il Consiglio in prima ed in seconda convocazione. E io chiedo scusa ai consiglieri che sono subentrati dopo la terza seduta, che già volevano subentrare prima, perché i consigli precedenti sono andati deserti. Perché un garbo istituzionale, sensibilità istituzionale, ricomporre il Consiglio, a prescindere dalle posizioni politiche. Perché poi, è vero che stiamo arrivando a fine legislatura, ma il patto istituzionale è quello del 2016 e per quanto concerne il gruppo DEMA rimane quello. Io l'ho ribadito oggi, quando abbiamo avuto la riunione con il PD in via ufficiale, che il Comune di Napoli è una cosa e Città Metropolitana è altra. Le cose sono slegate. Io non so in precedenza cosa tu abbia potuto capire, fino a per quanto mi riguarda, ero presente a questa riunione e questo è stato detto dal capo di gabinetto e da me. È ovvio che è aperto a tutte le forze politiche, compreso 5 Stelle. Chi vorrà stare all'interno del patto istituzionale? Non ne costringiamo nessuno. Io penso che ciò che noi abbiamo fatto e stiamo facendo è per i 92 comuni dell'intera area metropolitana. Noi siamo qui a titolo completamente gratuito e ognuno di noi fa sacrifici col proprio lavoro per venire qui e mettersi a disposizione del territorio. Altre dinamiche per quanto riguarda me e il nostro gruppo non ci compete. Grazie. Grazie molto di queste precisazioni, consigliere Marrazzo. Consigliere Pascio, prego. No, mi ha anche fatto una domanda di tipo tecnico. Siccome il tablet in sé, come dell'ICE, cioè la didattica a distanza, è meno indicato e meno utilizzato nelle scuole, se si potesse scrivere anche tablet, apparecchiature o comunque PC e device, e poi saranno le scuole sulla base della loro esigenza, perché i tablet non hanno una memoria di residenza tale che possa essere utile al ragazzo della data. È presentato come emendamento, consigliere Marrazzo, la stessa lei? Assolutamente. Assolutamente riguarda tre, mezzo migliore che questo, il tablet oppure dei portatili va benissimo. Del resto il maestro preside pace, se non in pensione, rimane sempre maestro. Quindi possiamo mettere in votazione la delibera di qui al punto 13, che è favorevole alzi la mano, con l'emendamento che avete fatto adesso, che è contrario, che si astiene, astensione nave Cirillo Giuseppe Quaglietta, e mediante sicurità che è favorevole, richiesto il contrario, che si astiene come prima. Variazione di bilancio, applicazione al bilancio di previsione 2022 di quota dell'avanzo amministrazione 19 per complessivi euro 5 milioni. Per il finanziamento di intervento di manutenzione costone alle mine e manufatti per la difesa costiera lungo i litorali della città metropolitana di Napoli, modifica del programma triennale lavori pubblici 2022 e annuale aggiornamento del PUP. Consigliere Paolo Fossi, prego. Grazie Sindaco. Saluto chiaramente appunto con soddisfazione questo finanziamento dei 5 milioni sulle coste, un settore insomma,
l'area costiera, dei comuni costieri e dell'isola in modo particolare, dove ci sono da fare degli interventi importanti, interventi di messa in sicurezza che i primi cittadini, non solo che i cittadini chiedono, c'è un elenco di interventi da fare. Mi preoccupava la questione appunto che eravamo in ritardo e che si stavano accumulando tante criticità dovute proprio appunto al tempo degli anni scorsi, e quindi questa somma importante che va poi investita e va spesa nell'ambito appunto dell'accordo quadro, quindi una modalità di intervento anche abbastanza veloce, e mi auguro appunto di succedere. Adesso non c'è più nessun motivo per cui noi non dobbiamo dare soddisfazione ai sindaci, come dicevo appunto della linea di costa. Mi piacerebbe, ma questo ne discuteremo con i dirigenti, con il direttore generale in modo particolare, sulla questione appunto che il settore, il servizio legato alle coste da un punto di vista del personale che è un po' in sofferenza, quindi speriamo appunto che ci sia un rafforzamento del personale in modo da poter spendere questi 5 milioni di euro, e quindi questo è fondamentale affinché poi il finanziamento vada a buon fine. Quindi complimenti per quello che riguarda questo finanziamento, e mi auguro appunto che adesso ci sia una soddisfazione anche da parte di tutti quei sindaci che a più riprese hanno sollecitato anche il sottoscritto come consigliere delegato agli interventi che erano realmente appunto necessità di essere praticati. Grazie. Grazie a lei, effettivamente una delibera molto importante, la mettiamo immediatamente in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione di Nave e Giuseppe Cirillo, immediatamente si può dividere, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Poi abbiamo la modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi, ai sensi articolo 22,6 del legislativo 150/2016, annualità 2021, richiesta di variazione alle elezioni sistemi informativi integrali, protocollo 128649 del 23/11/2020. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Giuseppe Cirillo, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Variazione al bilancio di previsione 2022, annualità 21, per lo stanziamento della spesa per il servizio di logistica e per i compensi della commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove selettive relative alle professioni verticali previste dal programma di fabbisogno di personale. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Giuseppe Cirillo, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Variazione al bilancio di previsione 2022 annualità 21 per lo spostamento sull'esercizio 2021 della spesa per l'assunzione dei vincitori delle prove selettive relative alle professioni verticali previste al programma di fabbisogno del personale. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, astensione Nave, Giuseppe Cirillo, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Variazione bilancio previsione 2022, applicazione esercizio finanziario 20, avanzo amministrazione fondi disponibili per complessivi euro 14.839.938,35 ai fini dell'integrazione e finanziamento dei lavori competenti del polo scolastico di via Lecco del Ferro in San Giovanni a Teduccio, per importo complessivo pari ad euro 28.787.806,40. Chiede di intervenire la consigliera Elena Foccia. Prego, Elena. Presidente, sono particolarmente contenta che gli uffici abbiano lavorato a questa variazione di bilancio, che ricordo essere stata presentata fin dall'inizio della nostra avventura qui in città metropolitana, proprio perché erano dei lavori relativi a questi queste scuole, questi poli scolastici che erano cominciati moltissimi anni prima ma che non erano stati ultimati. È un'attenzione che ulteriore alle periferie, in particolare alla periferia che riguarda San Giovanni a Teduccio e che
riguarda appunto la zona, una zona purtroppo tragicamente conosciuta per, diciamo, le terre, per, non solo per le terre del fuoco, per le, la terra del fuoco, ma anche per aver per essere stata proprio dissestata da un punto di vista anche industriale, per cui ritengo che questo sia tra tutte le nostre operazioni che stiamo votando in questo momento una delle più rappresentative e delle più importanti. Grazie, voi consigliere, è veramente un finanziamento molto importante, anche qui a dimostrazione del lavoro proficuo e concreto che stiamo mettendo in campo. Quindi mettiamo in votazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione nave Giuseppe Cirillo, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Piano strategico immagina Napoli Metropoli 2020-2022, integrazione del parco progetti dei comuni, destinazione delle risorse economiche relative agli interventi, variazioni di bilancio per complessivi euro 9.706.924,44. Aggiornamento del DUP. Chiede di intervenire il consigliere Cacciacuoti e subito a seguire il consigliere Giuseppe Cirillo e poi anche il consigliere Giuseppe Tutto. Grazie sindaco, il mio innanzitutto voleva essere un intervento di ringraziamento perché lei ha tenuto fede ad un impegno preso nella prima assegnazione di questi finanziamenti ai comuni. Lei ha ribadito inizialmente e ha concluso con un principio di inclusione delle comunità, a servizio delle comunità, a servizio anche in un momento difficile che vivono i bilanci degli enti locali. Ha tenuto fede ad un impegno, laddove nella delibera del primo finanziamento abbiamo dato la possibilità, previa verifica dell'avanzo libero di amministrazione, di poter integrare o presentare la documentazione. Per questo il mio ringraziamento, oltre che lei che ha ratificato l'atto, che oggi ha proposto l'atto, che oggi va a ratifica, ma soprattutto alla direzione per pianificazione strategica, al direttore generale, ai tecnici che hanno lavorato, alla dottoressa Miele, perché lei sta dimostrando ancora una volta di ragionare nell'inclusività e ponendo al primo posto i territori e non le tessere di partito. A tal proposito voglio proporre un emendamento che tecnico è un mero errore di battitura, vale a dire che all'interno del provvedimento viene riportata come delibera di giunta del comune di Marano di Napoli la numero 106 del 1 ottobre 2019. Per mero errore tecnico non è il 2019, bensì è il 2020, quindi la delibera la 106 dell'1/10/2020, per non poi portarci in errore eventualmente in senso sottoscrizione di convenzione. La ringrazio. Grazie a lei anche per i complimenti alla macchina amministrativa alla quale mi associo, perché davvero è stato fatto un lavoro importante. Prego, consigliere. Allora, sindaco, il mio intervento è solo perché è che il fatto che avevo parlato anche della mia interpellanza, però intervengo sul punto, che è la stessissima cosa. Sindaco, quando abbiamo iniziato questo programma, per quanto riguarda questo piano strategico, si è parlato in modo chiaro per avere un parametro uguale per tutti i comuni. Era quello bensì di 100 euro all'abitante. Sì, ecco. Chi fa l'amministratore pubblico sa benissimo le difficoltà che vivono molti comuni che non riescono o non hanno le possibilità, o nel caso straordinario sono amministrate anche da prefetti o da commissioni straordinarie. Il nostro obiettivo era quello di invertire la tendenza, questo è il tema del piano strategico. Invertire la tendenza significa che non erano più gli enti sovracomunali che proponevano delle misure, ma bensì erano i comuni che richiedevano quali erano gli obiettivi che volevano promettersi. Ecco, caro sindaco, ad ottobre vi è stata comunicata una nota da una decina di sindaci che vi chiedevano un incontro affinché, perché erano stati esclusi totalmente o parzialmente,
durante il primo, la prima erogazione del 2019. A questo quindi loro è passato un anno. Il 4 di novembre la struttura della città metropolitana scrive a parte di questi comuni. Siccome quando abbiamo redatto il piano strategico siamo stati chiari, conoscendo le risorse scarse dei comuni, noi finanziavamo anche i preliminari. Ecco, a novembre, esattamente il 15 di novembre, una nota in cui la città metropolitana chiede a questi comuni, quindi da gennaio a novembre nessuna interlocuzione, dove dice: noi stiamo redigendo il piano strategico, quindi trasferiteci tutti i progetti eseguiti. Allora la mia domanda è: fare un progetto esecutivo, lo so che cosa significa. Significa appostare in bilancio delle somme, appostare in bilancio somme per la validazione, perché sono esterne. E se questo era lo spirito, non è lo spirito che abbiamo ritrovato all'interno della delibera del piano strategico. Allora, caro sindaco, questo ha fatto sì la mancata interlocuzione, che tanti comuni non hanno potuto consegnare progetti o verifiche. Guardate, tengo l'esempio di un piccolo comune a fianco a mio, che è il comune di Caivano, che ha preso una parte, non tutte, non ci sta neanche nella nota, purtroppo famosa per quanto riguarda una zona di quel territorio che si chiama Parco Verde. Interloquendo con il sindaco mi disse: caro collega, a me piacerebbe che mi è stato chiesto dai residenti di quella zona redigere un parco. Ecco, quell'amministrazione purtroppo prima non esisteva perché c'era una commissione straordinaria, ma il cittadino, perché noi non parliamo degli amministratori, noi parliamo dei cittadini di quei territori, noi gli stiamo negando una possibilità, perché non ho capito se un'amministrazione che si insedia adesso poteva presentare un preliminare. Allora è questo il senso di responsabilità che voglio far capire a tutti i consiglieri e a tutta l'assise. Abbiamo fatto tutto, significa chi sta dentro e chi sta fuori, io non ci sto, posso essere anche in minoranza, guardate, non è un problema per me, però le cose le voglio dire. Con questa delibera che noi abbiamo dei comuni, ma non ci dobbiamo dimenticare degli altri, perché se ci dimentichiamo degli altri significa che non stiamo facendo il nostro lavoro, perché noi dobbiamo dare conto. E se per caso con queste delibere stiamo esaurendo tutto l'avanzo di amministrazione, quindi stiamo certificando che a questi comuni non faremo più nulla, questa è una scelta pubblica. Caro sindaco, le faccio solo l'ultima proposta: e se per caso a quei comuni che non hanno avuto nulla perché non avevano i preliminari, perché abbiamo non so su quale sporta di quale atto amministrativo, segretario, si è deciso, perché non è che uno può scrivere così come ci hanno la pagina. Io penso che la responsabilità di tutti è applicata anche all'articolo 51, esattamente il comma 3 del nostro regolamento. Nessuno ce lo vede. Se che da senza lo prendere, ve lo dico io. E la prego, consigliere Tito, poi c'è il consigliere Marrazzo. Grazie per la risposta, veramente la ringrazio. Però solo un appunto, perché se mi rispondete mi farebbe piacere. Perché abbiamo mandato una nota con progetti esecutivi e abbiamo limitato? Poi rispondere al direttore generale, anzi risponda subito. Così chiariamo al consigliere Cirillo prima di dare la parola al consigliere Cirillo. Consigliere Cirillo ha l'abitudine di prendersi la parola sempre in maniera, però noi siamo molto democratici, consigliere, lei lo sa. Prego. Non c'è problema. Comunicazione che io ho firmato personalmente e inviata ai comuni, che prevedeva la trasmissione eventualmente di un progetto esecutivo, faceva seguito ad un incontro avuto con le forze di maggioranza.
casa su che aveva avuto all'oggetto come ripartire e applicare l'avanzo disponibile. Ora, rispetto alla prima, al primo piano strategico che ha avuto a disposizione circa 310 milioni da suddividere per i 92 comuni, purtroppo, o per fortuna, perché nel frattempo questa amministrazione è riuscita a suddividerlo, mi ha fatto perdere il filo, consigliere. Non la sento. Quali comuni? Tutti quei comuni che non hanno in alcun modo avuto alcun progetto finanziato. Come nasce? Però non, se no non riesco a sentire. Allora, la riunione politica che ha giustamente riflettuto su quello che era l'avanzo cristallizzato al momento in cui si è tenuta la riunione ha verificato che non c'erano grosse disponibilità rispetto alla prima volta ed è stata volontà politica a me trasmessa da quella riunione andare almeno a finanziare un'opera avendo la certezza che tale opera si fosse realmente realizzata, motivo per cui politicamente l'indirizzo è stato si finanziano gli esecutivi, così avremo la sicurezza che questi enti vedranno effettivamente realizzare queste opere. È stato un indirizzo politico, poteva essere altro indirizzo politico. Io ho preso tale indirizzo e l'ho trasposto in una mia comunicazione a quei comuni che erano risultati totalmente esclusi dal piano strategico in modo da allargare la platea. Oggi il Consiglio metropolitano è chiamato a sancire la bontà di questo indirizzo politico. Se mi sono sbagliato nel sentire quello che era l'indirizzo politico, voi avete facoltà di cambiarlo. Grazie, adesso abbiamo però il consigliere Tito e poi il consigliere Marrazzo. Grazie. Grazie sindaco. Cercherò di mettere un po' in ordine in merito a questa delibera perché l'importanza fondamentale. Sì, con la pazienza di ascoltarmi, caro sindaco, 5 minuti del suo tempo prezioso, ma veramente 5 minuti. Allora, partiamo da un elemento importante. L'anno scorso si discuteva in città metropolitana di un evento importante, quel famoso avanzo di 400 milioni di euro, che forse a tutti è scappato, ma è bene ricordarlo. Abbiamo creduto, lei in primis, creduto a impostare questo suo piano strategico e lei sempre in primis ha detto non decidete voi, facciamo decidere ai comuni che cosa presentare sulla scorta di determinati indirizzi. Abbiamo anche deciso di dire beh, cerchiamo di dare l'opportunità di ripartire in 100 euro per abitanti. Molti comuni hanno presentato la loro progettazione. Voglio ricordare alcune date importanti. Il percorso è partito a febbraio, ci sono stati 5 incontri collegiati in presentazione dell'iniziativa da parte del sindaco e poi altri incontri con i singoli comuni. Agli incontri hanno partecipato tutti e 92 comuni dell'area metropolitana. Come da 3-4 collati sono stati illustrati i casse del piano strategico e i comuni sono stati inviati a dichiarare i progetti. A inizio giugno è stata trasmessa a tutti i comuni la delibera che definiva i criteri per il finanziamento insieme a una nota del direttore generale che riassumeva in poche righe l'elenco della documentazione obbligatoria. In sostanza i comuni dovevano trasmettere una scheda di richiesta di finanziamento di madre al sindaco e elaborare il progetto e il provvedimento di attuazione del progetto. Il termine era il 15 ottobre 2019 come previsto dalla delibera pubblicata ai singoli comuni. Quindi parliamo di una procedura durata 8 mesi. In tali 8 mesi, sugli ipotetici 310 milioni, 8 abitanti per 310 milioni, abbiamo impegnato circa 250 milioni. Sulla scorta di questo, 8 comuni non venivano ammessi o totalmente esclusi. Quando abbiamo fatto la riunione dei capogruppo, io voglio sempre ricordare una cosa ai miei amici
l'avanzo di amministrazione, se qualcuno mi mastica un po', può essere destinato per altre spese, come mai non vengono prima soddisfatte le richieste da parte delle funzioni della città metropolitana. Allora il tema, caro sindaco, noi ce lo siamo posto, perché rispetto all'elenco di quegli 8 comuni che erano rimasti senza avere la possibilità di un euro, ci siamo soffermati a ragionare su un avanzo che era intorno ai 42 milioni di euro. La politica si è seduta e ha fatto un ragionamento. Di questi 42, 15 milioni doveva essere impegnato per definire l'intervento alla scuola San Giovanni, perché si puntava a completare e realizzare un investimento di 14 che si raddoppia per consentire di recuperare un poco importante. Bene, 5 milioni per le coste sono state fatte con il resto delle scelte. Abbiamo voluto finanziare i teatri, i parchi giochi, che sono delle iniziative cui ha visto da parte di tutte le forze politiche una condivisione generale straordinaria. E poi c'era il tema al di fuori di mantenere questi comuni. Che cosa si può fare? Beh, la politica ha dato indirizzo e ha detto, vabbè, cerchiamo con, se loro hanno dei progetti eseguiti, di cercare di farli recuperare, perché la politica può, in un senso e in un altro, decidere cosa fare. E in quel momento la politica decide, assumendosi le proprie responsabilità, di andare da una parte rispetto a un'altra. Allora io a quel tavolo c'ero e abbiamo preso una linea. Ma ben sbagliato quello che sia, abbiamo preso delle decisioni, abbiamo dovuto investire questo avanzo, come mai si è arrivato, per verificare se c'erano queste condizioni. Ma se è vero quello che è vero, allora caro sindaco, noi possiamo fare qualcosa di più, la dimostrazione che ognuno di noi appartiene a un comune politico, ma io ho sempre detto che i comuni vengono prima del partito a cui uno appartiene, perché noi siamo qua dove mai ci sia la possibilità di dare risorse ai territori. Allora la rilancio qua a tutte le forze politiche. Io vi do un dato e vi chiedo l'attenzione. Al 30 novembre si chiude il ragionamento generale del piano strategico. Abbiamo dato la chiusura dopo rinnovate proroghe per mezzo del Covid, prima era luglio, poi ottobre, poi abbiamo detto vabbè, arriviamo al 30 novembre, diamo tempo ai comuni di presentare tutta questa proposta. Mi dispiace, devo dire con il cuore, che al 30 novembre, purtroppo, perché dobbiamo dire anche questo, purtroppo, alcuni comuni non riceveranno tutte quelle risorse che gli erano state assegnate, perché non hanno fatto a tempo, dopo un anno, a conseguire la documentazione per consentire poi la sottoscrizione della convenzione, che ti consentiva poi di attivare tutte le procedure. Allora, se mi viene contato, ma forse lei già lo conosce, può essere, e mi auguro, che voglio sbagliare, che a 30 novembre possa rispetto all'impegnato di 250 milioni, possono rimanere tra i 20 e 30 milioni che non saranno assegnati. Allora là risponde la politica, là invito le forze politiche a scegliere, e si fa oggi con una mia richiesta chiedendo di far votare, perché quando si sceglie e sceglie la politica deve avere anche il coraggio di quello che vuole scegliere. È molto semplice, penso subito. Ha ragione Cirillo, cioè, e ha ragione anche lei, quando ha messo in campo quindi il piano strategico dobbiamo tenere tutti di questi tutti dentro. Purtroppo in questo momento ci sono due comuni che saltano, il comune di Civitina e il comune di Lodere. Io faccio un nome qui,
la politica che si vogliamo fare seriamente, non mettendoci l'etichetta di dire chi propone e chi non propone, perché se si propone domani propone il sindaco, con quell'avanzo si va a finanziare nel più breve tempo possibile, nel prossimo giorno che andremo a fare, quei comuni a dove del greco civile che sono state scelte. Se vogliamo fare la parte fino in fondo, abbiamo ripreso questi comuni, riprendiamo anche qua. B, chi non ha avuto tutte le risorse, di cercare di venire incontro dove torre annunziata, realtà complicate e difficili, che su una richiesta che potevano avere 7 milioni, purtroppo ne hanno ricevuto che sono 600. Vogliamo ancora pensare in modo sempre che non abbiamo il reddito del circo. Il Comune di Giugliano, voi sapete tutti, il Comune di Giugliano ha messo in essere un'azione contro la città metropolitana per quanto riguarda il piano strategico. Siamo usciti alla grande, grazie a un lavoro straordinario, che certamente non facciamo noi, ma fa tutta la struttura, dal direttore generale, a tutte quelle persone, quelle anime, quelle donne e quegli uomini che hanno lavorato e collaborato alla realizzazione di questo grande evento che ha portato risorse ai comuni. Allora, io chiedo che venga messo ai comuni, che come mai ci sia un avanzo che deriva dal piano strategico venga destinato a quei comuni che soprattutto ci mi dire a tutte le prete, e là vediamo se la politica punta e vogliamo scegliere, che non hanno avuto niente, e quei comuni che in parte sono stati tagliati dalle risorse. E vediamo se la politica è quella vera politica. Poi la politica, per modo di dire, e poi ci nascondiamo dietro gli effetti. Io penso che ognuno di voi siamo persone libere, che decidiamo liberamente, non ci nascondiamo dietro le etichette di un partito. Oggi è il momento. Chi vuole fare, vota la mia proposta e chiedo che venga messa dai voti, perché poi ognuno di noi si assume la responsabilità. Grazie. Grazie consigliere, mi faceva giustamente notare il segretario, fermo restando la volontà politica che si può sempre esprimere anche nelle forme più atipiche, che per poter votare un atto che abbia una sua rilevanza giuridico-amministrativa la dobbiamo tradurre in un atto, quindi io credo che nella prossima conferenza dei capigruppo va portata la sua proposta, che ovviamente immagino troverà sul principio il consenso di tutti, per poi provarla a dare una dignità anche in termini amministrativi e finanziari, perché ci vorrà un parere di regolamento tecnico, un parere di regolamento finanziario, anche per evitare se no di alimentare false aspettative, proprio perché condividiamo il suo ragionamento, il ragionamento di tutti noi, quindi penso di interpretare il pensiero di tutti, che visto che la nostra idea è stata quella di sostenere i comuni, siamo i primi a essere contenti che ci siano tutti i comuni, fino anche quelli che hanno sbagliato, mettiamolo in questo modo, fino anche quelli che sono stati inadeguati e imprecisi, perché siamo sindaci, molti di noi amministratori, sappiamo anche che in un comune piccolo non c'è un ufficio tecnico, stanno mille problemi al comune di Napoli, immaginatevi quanti problemi nei comuni pure piccoli, quindi ci sta la massima comprensione e proveremo a interpretare il diritto nella maniera più idonea per soddisfare esigenze di questo tipo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Marrazzo, prego. Sì, oggi noi approviamo per altri 6 comuni dei finanziamenti, quindi il comune di Aggeola, di Casoria, di Rufino, il comune di Marano, di Calmezzano e il comune di Melito. Quello in particolare del comune di Melito, penso che questa delibera di giunta sia stato uno degli ultimi atti fatto dal sindaco Melito. Quindi la comunità melitese deve essere ancora maggiormente orgogliosa del suo sindaco, perché anche a seguito della sua scomparsa si vedranno i frutti e i benefici del suo operato. Ciò che diceva prima il consigliere Cirillo, dove
chiedeva appunto di sensibilizzare il Consiglio affinché i comuni che sono stati esclusi dal piano strategico, non perché gli uffici della città sono stati cattivi, ma perché appunto per le difficoltà, come diceva prima Giuseppe, non sono riusciti appunto a presentare i progetti interpunttile. Questo è il secondo step del piano strategico, perché il primo step sono stati finanziati la maggior parte dei comuni, perché vedremo qui in quest'Aula l'impegno, così come ricordava prima Raffaele Cacciatori, che abbiamo mantenuto, oggi vengono finanziati altri 6 comuni. Come diceva Giuseppe Tito, al quale va il mio personale ringraziamento, penso di tutta l'Aula, per l'attività che ha svolto per il piano strategico come delegato e all'ufficio del piano strategico per l'enorme lavoro svolto, credo che qui dobbiamo prendere un impegno morale al di là di se oggi votiamo o meno una mozione che possa far sì che i comuni esclusi totalmente possano anche loro avere il finanziamento del piano strategico. Quindi questo lo potremo fare un atto formale nel prossimo consiglio, però penso che per tutti valga l'impegno morale di riuscire a finanziare anche i comuni, in particolare i comuni che sono stati totalmente esclusi. L'attenzione che abbiamo, prima faceva l'esempio di Caivano, Giuseppe Cirillo, per Caivano, soprattutto il Parco Verde, una zona che conosco benissimo perché lì all'interno abbiamo una scuola, abbiamo il Morano di Caivano, dove in questi anni abbiamo investito oltre 5 milioni di euro. In particolare proprio la parte proprio del Parco Verde abbiamo inaugurato questi nuovi articoli all'interno. Quindi l'attenzione davvero in massima soprattutto per queste realtà periferiche difficili. Quindi io dico, prendiamo l'impegno morale di finanziare innanzitutto i comuni che sono rimasti esclusi totalmente dal piano strategico, e così come ricordava Giuseppe Tito, nel momento in cui ci saranno anche delle economie di questo piano strategico, riuscire appunto a finanziare anche altri interventi. Aggiungerei impegno morale e politico, come abbiamo detto, e quindi la posso... Prego. Allora, vedete, quando c'è il confronto è sempre importante, perché con il confronto non è uso solo strumentale, ma è un confronto politico per capire le problematiche del territorio. Mi fa piacere dell'impegno che sta prendendo l'Assise, sapendo anche che, diciamoci anche la verità, e che di avanzo ne è rimasto ben poco, perché diciamoci anche questo. Guardate, poteva esserci tutto il sindaco, tutto. Io quello che non ho gradito, ma perché io faccio i salti mortali e conosco le pubbliche amministrazioni, io, guardate, devo dire che in totale dissenso rispetto alla delibera che noi abbiamo approvato, questa assise, caro sindaco, proprio lei ha proposto una appendice alla delibera, dove lei aiutava tutti gli altri comuni. Io oggi mi trovo, perché una semplice capigruppo, che non è assolutamente un atto amministrativo, perché c'è la volontà del consiglio, decide di finanziare solo i progetti sindaco. Se invece potevamo dare, come abbiamo sempre fatto, forse oggi non dobbiamo allargare tutto. Vogliamo dire, abbiamo aiutato tutti. Questo impegno ormai è passato, oggi è il 30 novembre, se l'impegno ci sta, io sono favorevole, ma non con un nome e cognome di un comune. Io parlo del cittadino di quel cognome di quel comune, perché a me delle pubbliche amministrazioni, secondo che siano di destra, se succede, non mi interessa. Mi interessa che siano finanziati i comuni, che non hanno ricevuto le somme, perché non erano a coro a capo, non avevano progetti da poter presentare. Quindi grazie per quanto riguarda, caro segretario, aggiungo anche che la mia interpellanza successiva la sento esaurita, effetti, quindi non c'è più bisogno della discussione, perché già sono stato esaustivo rispetto a questo punto e non la trasformo in mozione. Grazie, consigliere Pace, anche se molto brevemente per passare traccia a verbale per una cosa sulla quale non siamo d'accordo, perché nella sua replica il collega Cirillo ribadisce che l'esclusione sia stata dovuta ad un cambio di regole, quindi a un differente trattamento tra la prima e la seconda ondata.
caso non si sono presentati progetti, in un altro caso erano progetti che tecnicamente, ideologicamente, fondativamente non potevano essere finanziati, non perché non avessero i definitivi o avessero soltanto il criminale o altro. Quindi, siccome a ripetere le cose, no, certo bugie comunque non fanno la verità, io non vorrei che restasse senza una smentita nel verbale di questo ente il fatto che si sia operato diversamente ora rispetto a questo. Semplicemente non è vero. Un'ultima cosa voglio dire, giusto per apprezzo moltissimo l'impegno politico che noi andremo a prendere sul futuro bilancio, però mi piacerebbe se riuscissimo a ragionare con la stessa intensità su un problema estremamente serio che riguardava il collega Tozzi, sul fatto che noi abbiamo 280 km di coste nostre, con tre enormi criticità dell'erosione, l'Indonesia, il Benigiude e tutto il tuffo della zona flegrea, le zone comprese, e la foce del Sarno. Sarebbe bello che, come spiega anche Don Milano, c'è maggiore ingiustizia di fare parte uguale tra le uguali, noi ci rendessimo conto che al di là delle polemiche politiche ci sono sezioni del nostro territorio che hanno più bisogno di altre che essere aiutate, per essere messi in condizione di perequazione, perché noi abbiamo comuni che si trovano loro malgrado a sopportare il peso di una mala gestione regionale, di una mala programmazione, probabilmente anche statale, degli interventi, che sono da soli. È ovvio che devono essere sostenuti di più, almeno per quanto riguarda quelle che sono le nostre competenze, quindi tutto quello che attiene sia all'universo del sistema bene comune sia alla tutela del sistema. Grazie. Grazie molto. Passiamo alla votazione della delibera di cui si è discusso finora al punto 19 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti. Nave? Quindi a maggioranza, vediate se vi dà chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Variazione del bilancio di previsione 2022, approvato con deliberazione in Consiglio di Comunità numero 12 del 18 maggio 2020 per euro 20.000 per il sostegno a iniziative culturali. Chi è favorevole? Caccia a voti, prego. Segretario, era solo una richiesta di chiarimenti. Ho letto la delibera, la proposta e ho evito che ci sono due distinte iniziative culturali da finanziare, 10.000 e 10.000. Volevo sapere qual era il criterio di scelta che ha adottato per configurare queste due iniziative. Prego, segretario. Non c'è nessuna scelta di natura tecnico-amministrativa, quindi è arrivata la proposta e in questo senso l'abbiamo registrata, non c'è una nostra valutazione. Prego. A me risulta che esista un regolamento per le sovvenzioni delle iniziative, soprattutto se quelle culturali. Quindi il segretario mi sta dicendo che se domani mattina o l'altro ieri anzitempo arrivava un'altra richiesta di finanziamento, noi la finanziamo. Come funziona? Chiedo scusa. Non mi sembra questo l'intervento e la metodologia di una pubblica amministrazione per finanziare iniziative culturali. O avvengono previo avviso pubblico, così rendiamo partecipi tutti, senza finanziare, ad esempio, la penisola Sorrentina sì e l'isola Ischia no. Era fatto bene, ma poi parliamo di scelta politica.
con quale scelta si scelgono le iniziative a sostegno culturale e quali no. Pertanto, mancando un principio di trasparenza ed evidenza pubblica, io richiedo il rinvio o quantomeno il ritiro della proposta all'ordine del giorno. Ovviamente non possiamo attribuire al segretario scelte politiche, sono proposte di delibera. A questo punto chiede di intervenire il consigliere Cirillo, prego. Allora, non perché, ma effettivamente, caro segretario, condividendo anche il ragionamento fatto dal consigliere Cacciapoli, effettivamente ci sta una cosa che è un intervento mirato della città metropolitana che vuole intervenire, e poi si fa il proprio padre eventualmente per quanto riguarda l'affidamento, ma cosa diversa è come affidiamo a chi e come, senza eventualmente dove si può fare. Allora, se per caso noi stiamo spostando oggi solamente una somma e quindi andiamo nell'atto gestorio, quindi quello che farà il dirigente, io vorrei capire però le condizioni di come stiamo affrontando questo punto. Allora, secondo me ha ragione il consigliere Cacciapoli, effettivamente questo punto non può essere assolutamente votato se non è a una finalità che lo fa stesso la città metropolitana, poi eventualmente gli diamo una scuola per una manifestazione, un'altra cosa. Nel caso specifico non si capisce nulla. Va bene, abbiamo una richiesta di rinvio, chiedo scusa, sulla quale si deve evidentemente votare. Sì, chiedo che venga revocata, diciamo, non messa a voto. Ritirata? Sì, venga ritirata. Quindi la sua richiesta è di ritiro della delibera di cui al punto 20 dell'ordine del giorno. Quindi se non ci sono interventi bisogna votare, chi è favorevole alla richiesta di ritiro alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Io mi astengo, quindi la maggioranza con l'astensione mia di nave. Passiamo all'ultimo punto delle variazioni. Presidente, scusi tanto, siccome dopo ci sono soltanto riconoscimenti di... No, chiedo scusa, ci sta ancora un punto di variazione di bilancio, se le... sì, abbiamo un ultimo punto di variazione di bilancio, poi dovremmo ritornare al punto 12 che era stile di... E io le chiedevo di... Santo, non anticipa, facciamo prima la variazione di bilancio e poi le do la parola. Va bene. Allora abbiamo un'ultima variazione di bilancio, che era quella dell'ordine del giorno indicativo bis, variazione bilancio previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 12 18 maggio 2020 euro 10.000 per il sostegno della candidatura di Procida a capitale italiano della cultura 2022. Ma era esattamente questo quello che... Sì, ma lei lo sa, da tanti anni io sono in grado di leggere anche nel pensiero. Quindi mettiamo in votazione questa delibera, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Si astiene nave, immediata esecutività, che favorevole, che il contrario si astiene pure. Ritorniamo adesso alla delibera numero 12, mi sostituisce nel frattempo il consigliere Marrazzo alla presidenza. Sì, lo chiedo scusa, te la via quindi o no? No, perché in effetti lei mi ha promesso prima che discutevamo dell'interpretanza anche rispetto alla voce, perché facciamo tutti i punti. Siamo qua. No, sì, solamente per questo fatto qua, grazie. Sì, no, la numero 12 si chiede.
vista? Chi vota a favore? Chi si astiene? Si astiene Cirillo, Maglietta e Nave. Presidente, solo per una questione di precisazione. Sì. Siamo votati il punto 12, diciamo, sì, dello Stipro. Stipro, okay. Sì. Allora io voto contro, allora la votazione è. Quindi allora. Quindi vota contro, quindi rettifica la sua votazione, quindi è contro la votazione di Giuseppe Cirillo. E astensione di noi. Numero 13, dico. Guaglietta, perdona, consigliere Guaglietta, il suo voto è stato di astensione, astensione, allora, quindi astensione Guaglietta e Camera. Numero 13, che è la numero 33, riconoscimento del debito fuori bilancio, nel questo articolo 194, lettera del decreto legislativo 163 del 2000, sentenza del giudice di pace di fatta maggiore per euro 3.248. Chi vota a favore? Alza la mano. Chi vota contro? Cirillo. Giuseppe. Chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata esecutività di vota a favore. Per l'immediata esecutività di vota a favore. Chi si astiene? Chi vota contro? Contro sempre Giuseppe, come sopra. Numero 4. Vice sindaco, vorrei fare una proposta se per caso. Un attimo. Prego, prego, prego. Sì, siccome tutti quanti hanno l'ordine del giorno e l'hanno studiato tutti quanti, anche perché per arrivare ai punti anche successivi, perché il sindaco ha preso l'impegno di discutere anche della questione di CTP, che è una questione che interessa tutta l'aula, perché non leggiamo solamente il numero 14? Ma li conosciamo tutti quanti, così in modo molto veloce riusciamo a togliere tutti i debiti fuori bilancio. È una proposta pratica. Accogliamo che tutta l'Aula sia d'accordo dell'ordine del giorno, ma questo è il primo ordine del giorno, non è l'ordine integrativo. Esatto. Perfetto. Primo ordine del giorno integrativo, quindi passiamo al numero 15 del primo ordine del giorno. Numero 15. Riconoscimento del debito fuori bilancio, chi vota a favore, alza la mano, chi vota contro, chi si astiene, astensione di Giuseppe Cirillo. Immediata esecutività, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, Giuseppe Cirillo come scritta. Numero 15, riconoscimento del debito fuori bilancio, chi vota a favore, alza la mano. Chi vota contro Giuseppe Cirillo, chi si astiene, nessuno, immediata esecutività, chi vota a favore. Chi vota contro, Giuseppe Cirillo contro, chi si astiene, nessuno. Numero 16, il riconoscimento del debito fuori bilancio, chi vota a favore. Prego anche l'invito della Presidenza.
Numero 17 del debito fuori bilancio. Chi vota a favore? Alzi la mano. Chi vota contro? Giuseppe Cirillo. Chi si astiene? Nessuno. Invitate se in unità chi vota a favore. Chi vota contro? Giuseppe Cirillo. Chi si astiene? Nessuno. Numero 18 del debito fuori bilancio. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi vota contro? Chi si astiene? Consigliere Cirillo, lei come ha votato? Si è astenuto, si è votato contro? Contro. Eliminiamo le sensibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene come sopra? Numero 19, dei debiti fuori bilancio, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario, Consigliere Cirillo. Eliminiamo le sensibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene come sopra? Numero 20. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario, Giuseppe Cirillo. Immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene come sopra? Non so. Numero 21. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario, Giuseppe Cirillo. Immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene come sopra? Numero 22. Numero 22. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario di Giuseppe Cirillo. Immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario. Come sto? Numero 23. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario. Giuseppe Cirillo. Immediata sensibilità. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Come sopra. Numero 24. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Voto contrario di Giuseppe Cirillo. Immediata. Già non esiste, sono contrario di Giuseppe Cirillo. Immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene come sopra? Numero 25. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Contrario di Giuseppe Cirillo. Immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro? Come prima. Numero 26. Chi vota a favore? Quindi chi vota a favore, chi vota contro, Giuseppe Cirillo vota contro, chi si astiene, quindi solo voto contrario, Giuseppe Cirillo, immediata sensibilità, chi vota contro, chi vota a favore, chi si astiene, Giuseppe Cirillo come sopra, 27, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, immediata sensibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, entrambi. Numero 28. Chi vota a favore? Chi vota contro? Voto contrario di Cirillo. Giuseppe, chi si astiene? Immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene come sopra? Numero 29. Chi vota a favore? Chi vota contro? Giuseppe Cirillo contrario. Chi si astiene? Immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene come sopra. L'ave si è astenuto? Numero 30, chi vota a favore, chi è contrario, contrario c'è il diritto, chi si astiene, l'ave si astiene. Immediata eseguibilità della numero 30, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene come sopra, contrario di astensione di nave.
buona, si chiamava il Codafogo, vero? Carmine, scusami, il Codafogo, eh? Sì, perfetto. E solo l'astensione binaria. Immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, nave, numero 32, chi vota a favore, chi vota contro, Cirillo Giuseppe, chi si astiene, nave, immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, come si vota. Numero 33. Chi vota a favore? Chi vota contro? Giuseppe Cirillo. Chi si astiene? Luigi Nardi. Immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Come sopra. 34. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Quindi astenuto Giuseppe. Contro. Quindi Mario Cirillo, astensione in alto. Immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene come sopra, numero 35, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, astensione in alto, Cirillo contro, vero? Immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene come sopra, numero 36. Chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, contrario, la selezione finale, immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, come sopra. Allora, io farei una proposta prima di passare, perché ci sono altri due debiti fuori bilancio che sono nell'ordine integrativo, quindi terminiamo i debiti fuori bilancio e partiamo dagli ordini. Quindi è il numero 21 dell'ordine integrativo, che sarebbe la 57 consecutiva, riconoscimento debito fuori bilancio, numero 21 dell'ordine integrativo, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, quindi il voto contrario di Giuseppe Cirillo, astensione di nave, immediata eseguibilità, chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene come sopra, la numero. La numero 22, vedo il consigliere Cascone che deve presentare. Consigliere Cascone che deve fare l'emendamento a questa. Allora, la numero. Ecco questa, rimando il consigliere Cascone. Va benissimo, va bene. Quindi
Luca Coscia. Sì. Prego, secondo me, scuola. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno era stato presentato già la volta scorsa, ma sembra che non avesse interessato nessuno. Quindi, insomma, le persone sono andate via prima che... In realtà si tratta di una questione molto, molto seria. Il sindaco, come sapete, mi ha delegato a partecipare all'Assemblea annuale dei Comuni UNESCO. Assemblea annuale dei Comuni UNESCO, di cui si facciamo parte, fanno parte 50 comuni italiani, e noi abbiamo davvero molto diritto di starci, perché come voi sapete, noi siamo la regione con più numero di siti UNESCO in Italia. C'è la Lombardia che è uguale a noi, ma insomma è stato un po' un improprio quello della Lombardia per gli ultimi riconoscimenti. Noi abbiamo praticamente il riconoscimento di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata, Oplontis, Oplontis e Torre Annunziata, Bosco Reale, Castellammare di Stabia, il complesso sono in aspettative le basiliche paleocristiane di Civitile di Nola, le macchine a spalla di Nola, i pizzaioli napoletani, i giri, la festa giri di Nola, va, con tutti i luoghi dove si fanno le macchine, senza contare poi quelle che appartengono al resto della regione, che sono anche la dieta mediterranea e altro. Quindi diciamo è incredibile che però solo recentemente noi abbiamo potuto iscriverci all'Associazione Comuni UNESCO ed è anche incredibile che non abbiamo nessuna rappresentanza negli organi direttivi, perché c'è uno spostamento, è inutile che ci facciamo, che ci scherziamo, anzi chi è che può parlare col Parlamento, quindi ha anche una possibilità di parlare col Ministro, effettivamente c'è uno spostamento verso il nord che un po' non ci fa piacere, anche perché tutte le iniziative internazionali vengono svolte per lo più al nord, e questa anche per la mancata partecipazione della Regione Campania a questi organismi internazionali. Bene, c'è uno di questi organismi ai quali noi partecipiamo ogni anno, si chiama World Tourism UNESCO, si tratta di una grande fiera a cui partecipano in genere 150 città del mondo UNESCO, a cui partecipano 70-80 buyers, quest'anno che era un po' in tono ridotto per ragioni di Covid. Il nostro direttore generale ha potuto illustrare il piano strategico della città metropolitana di Napoli, questione che è stata molto apprezzata, tant'è vero che siamo stati poi invitati ad altri organismi internazionali di partecipare ad altre organizzazioni internazionali per poter, diciamo, raccontare la nostra città. Ora tutti sappiamo quanto è importante il turismo per la nostra città e quanto è importante anche l'intervento culturale per la nostra città metropolitana. Bene, poiché, ripeto, la regione non si è mai fatto carico di finanziare ed organizzare questa manifestazione, chiedevamo che si esprimesse un pensiero sulla possibilità di organizzarla qui in città metropolitana di Napoli, anche in maniera differente da come è stata organizzata sempre fino adesso, ossia a Roma, a Siena, ad Assisi, ancora prima a Padova, anche in maniera itinerante, cioè anche girando per questi siti archeologici che ho appena elencato. Quindi questo ordine del giorno è quello di esprimersi positivamente, ad adoperarsi fattivamente ai fini della realizzazione nel territorio della città metropolitana di Napoli di una edizione speciale dell'UTE UNESCO dedicata ai siti UNESCO del Mezzogiorno d'Italia ed impostata in coerenza con il piano strategico metropolitano e il manifesto degli itinerari culturali della città metropolitana di Napoli nel periodo corrispondente alla primavera
chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene all'unanimità. Grazie. Ah no, l'astensione del consigliere Nati. L'interpellanza del consigliere Civillo immagina questo, se non ricordo male, prima ha detto di ritirarlo, visto che già era stato discusso, quindi punto numero 39 dell'ordine del giorno. 38 è stato ritirato. Perfetto, l'interpellanza sempre del consigliere Civillo, problematiche finanziarie dell'azienda CTP, accordo transattivo per definire il credito della stessa vantata per l'indicizzazione. Prego, consigliere Civillo, se vuole scoprire. Chiedo scusa, consigliere vice sindaco Marrazzo, ma vorrei capire se il sindaco ha detto ulteriore bugia, perché mi ha smesso dicendo che il consigliere Rinaldi non ha detto quello che ha detto, quindi smentisce la verità. Come in quest'istante, in questa assise, il sindaco ha detto che voleva parlare delle problematiche CTP. Se cortesemente lo dovessi, perché è una problematica molto importante, stiamo parlando, secondo me, dal punto di vista di un fallimento. Allora, siccome lui ha preso la parola tante volte su questo punto, ha votato le libere, ha fatto le libere di giugno, di consiglio, se è andato via per non discutere questo, perché guardate, cari consiglieri, siete conoscendo per il sindaco, non si perdonate, secondo me si sottrae perché non ne vuole parlare. Ma ne possiamo discutere. Allora, caro vice sindaco, guardate, quello che penso, a volte uno forse lo esprime male, è il confronto. E quando già si sapeva che, chiedo scusa, se colleghi consiglieri, colleghi, vengono di fette fabbriche, quando parlano non riesco a intervenire, perché il problema è serio. Allora il sindaco è scappato, e va bene, ci sta. E stiamo parlando di tante persone che rischiano. Il sindaco ha preso degli impegni, voleva ascoltare dalla sua voce, dalle sue parole, se per caso è o non è. E guardate, questo lo dico perché, caro Franco, tu devi sapere che da quando ho rimesso la delega sapevo che non entro nel tecnico. Mi conoscete poco? No, deve essere informato, perché siccome il capo di gabinetto sapeva di alcune cose che ci ha riferito, non lo sapeva. Però solo una domanda, quindi la discutiamo interpellando. Sì, quindi la discutiamo. Dice sì, se non mi volete far parlare, no, io vado qui, non mi preoccupare, perché se sto cercando di porre questa tematica non è né per me né per voi, sì, ma forse è per quei lavoratori e per quell'azienda che tutti quanti siamo impegnati. Presidente, per mozione d'ordine, questo punto all'ordine del giorno vuole discutere o vuole intendere il sindaco? Questo stavo chiedendo al consigliere Civillo, chiedendo questo, sai che non voglio farla parlare, quindi se vuole discutere lo discutiamo, altrimenti no. Se c'è la volontà del consiglio di discuterlo come primo punto all'ordine del giorno, del prossimo consiglio metropolitano, dove là in quella seduta, oltre anche tutti gli altri, vedremo se ci sono delle responsabilità, dottoressa Mille, credo che andasse via solo esclusivamente perché lei mi deve aiutare nella mia spiegazione. Non è materia mia, ma è materia di. Io volevo chiedere delle informazioni ad altri dirigenti. Purtroppo ai cani altri non si può più accedere. Sapete per quando ho detto questo? Perché non so il motivo. Però alla fine va bene così, ne chiediamo direttamente così. Direttamente qui. Guardate, stiamo attenti rispetto a quello di cui stavo detto, perché sicuramente potranno emergere degli altri. Caro segretario, contrariamente a quello che dicono al primo piano, nella stanza del giudice politico, perché qui nei giudici politici sono i giudici, io penso di dare esatto il contrario. Caro segretario, su questa tematica di CTP, perciò voglio che ci sia anche il sindaco, porterà a conoscenza l'aula di alcune determinazioni che potranno essere anche di un risvolto non solo politico. Quindi voglio essere chiaro su questa situazione, e non è assolutamente possibile
perché non è neanche sulla tematica. Ho detto facciamo tutto, è andato via. Ma forse anche l'altra volta. Lo aspettiamo. Se l'Aula me lo consente di essere come primo punto, perché stiamo parlando dei lavoratori, non stiamo parlando di poco cosa. Se questo qui ci sarà un bel dibattito, anche un monotematico su questo punto, Franco, perché stiamo parlando di un'azienda importante, di una partecipata importante con 2.000-3.000 famiglie, sperando che riescano a prendere lo stipendio. Sperando. Informazione non se ne possa avere più, ne possiamo avere solamente in questo Consiglio metropolitano. Guardate, chiudo con una mia riflessione a fine, perché se l'Aula mi consente di votare da solo. Io oggi mi definisco personalmente, ma forse tutti, noi siamo dei cadaveri istituzionali. Sapete che cosa significa per quanto mi riguarda il cadavere istituzionale? Arriva a novembre. Quando arriva a novembre significa che si sparte comunque, perché arriva ogni 5 anni prima del mandato della prossima elezione. Arriva a dicembre, si mangiano un capitolo, tutti quanti vogliono fare e vogliono dire. Poi arriva Pasqua, arrivano le elezioni, il cadavere si trasforma, o in solo un cadavere o ritorno istituzionale. Con questo che voglio dire, ai dirigenti, è meglio che lo ascolti. So anche della potenziale organizzazione che vogliono fare in questi momenti, non si capisce. E tutti quanti. Allora, se il modello fallimentare di 5 anni dell'amministrazione significa che lo volete certificare adesso, e non penso che lo sia stato, ma non ho capito la fretta che si vuole fare in 30 ore, in 40 ore, in 50 ore, perché non si è fatto in 5 anni. Andrei, allora, se è quell'attività che sta alla qualità che ho vinto, dove abitiamo noi, tra Fiorello e Gradini, ci sta quel signore che si mette con quell'attività, che lo fa il secolo. Guardate, non lo consento. Sapete, poi andremo a verificare se è vero o non è vero. Chiedo all'assise di discutere di questo punto nel prossimo Consiglio metropolitano, perché è un tema importante, non riguarda Civino, non riguarda solo il Partito Democratico, ma riguarda tutte le forze in campo e chi ha senso di responsabilità. Grazie, Consiglio. Quindi vi trasformare in mozione e parlare al prossimo Consiglio metropolitano, con tutti i dati alla mano, che se li dico adesso poi invertiamo, diciamo. Bene, sentiamo gli altri interventi. Adesso prima la parola al consigliere Pace, poi il consigliere Cascone, prego. Grazie Presidente. Io... Presidente, chiedo subito, dobbiamo capire che cos'è un'interpellanza, una mozione. È un'interpellanza. Nell'interpellanza non ci sono gli interpreti. No, io sono proprio sulla questione del tipo, se vuole che andiamo. Quindi la trasforma in mozione, la lancia una seconda. Ma interpellanza quello, l'interpellanza è chiesto io. La trasforma in mozione e di l'inaccettabilità dei termini del linguaggio usato dal consigliere, non ho capito, che mi ha preceduto. Egli ha affermato che il sindaco è scappato, che al primo piano si sono trasformati gli uffici di Giugio, e ha definito anche di un cadavere politico. Ora, questa torsione lessicale, questo cambiamento di registro che passa a dettare nel campo dell'offesa gratuita è evidentemente non consono all'Aula, ma se mi permettete non è consono neanche a una persona civile. Sarebbe stato bello che se fossero stati usati termini che avessero magari anche esplicitato meglio, anziché restare nel torbido con messaggi trasversali, con la missione, con la meccanica. Sarebbe stato meglio fare un cognome e indicare una serie di dati. Per quanto attiene poi al fatto che il sindaco sia scappato, per non parlare di tematiche che impattano pesantemente sulla vita dei lavoratori, vorrei ricordare al consigliere che mi ha preceduto che il sindaco non solo ha seguito tutta la vicenda, ma è stato costretto anche a intervenire molte volte in questi anni, parlo di altri, a correggere e sollecitare una linea del consigliere delegato che era una linea che palesemente stava portando in un disagio con l'azienda,
l'azienda oggi ha una concreta possibilità di uscire dall'impasse rispettando le regole, se i lavoratori oggi hanno una ragionevole sicurezza non soltanto di mantenere il posto di lavoro, ma di vedere la loro azienda risanata anche dal punto di vista funzionale, se anche i lavoratori della nave hanno scongiurato il licenziamento con una manovra per salvare le loro famiglie dalla miseria, questo non lo si deve al lavoro del consigliere delegato, lo si deve esclusivamente al lavoro del sindaco che in prima persona, presentando la situazione, è imposto la linea della salvezza contro le mire di chi a livello regionale mirava e scommetteva sulla liquidazione dell'azienda e che per fare questo ha usato purtroppo anche forze interne alla politica della città metropolitana che oggi si lamentano del contrario e rivendicano a sé un ruolo che non hanno mai avuto. Pertanto io chiedo soltanto che venga messo a verbale l'inaccettabilità dei termini, dei modi, ma anche respingo a mittente le accuse sostanziali della politica, della città metropolitana e del suo sindaco nei confronti della CTP. Ma avremo modo di parlare perché avremo modo tutti quanti per la nostra esperienza di corroborare la discussione dell'ordine del giorno, non soltanto con dati, ma con certificazioni di condotte e comportamenti che stavano portando l'azienda alla sua liquidazione. Grazie. Grazie consigliere Bacio, per il consigliere Pasquale. Presidente, purtroppo io in questa seduta di consiglio ho notato una dei comportamenti evidenza esterna del nostro agire amministrativo e politico che dura in 4 anni e mezzo, io confermo sia la volontà espressa già in atti e in votazione degli scorsi consigli da parte del gruppo di Forza Italia di sostenere e di cercare di fare l'impossibile per salvare la compagnia di trasporti provinciale dal fallimento e dichiaro la disponibilità di Forza Italia a discutere questo argomento anche eventualmente in una seduta monotematica per dimostrare non solo che siamo assolutamente sereni su quello che si sta facendo dal punto di vista amministrativo, ma anche perché sta a nostra cura, il nostro interesse di tutelare, di salvaguardare quelle famiglie di cui parlava il consigliere Cirillo, che stanno a cuore, credo, a tutti e non solo a chi ha tenuto la delega. Grazie consigliere Gascone, penso che sia cuore a tutti che la CTP rifiorisca, così sia per i propri dipendenti che per i propri. Quindi un attimo soltanto, quindi l'interpellanza che verrà trasformata in mozione, la prossima capigruppo deciderà se metterà al primo punto dell'ordine del giorno. Perdonatemi, caro vice sindaco. Ecco, vedete, siccome siamo tutti quanti forse il clima, forse è stato preso in giro dal sindaco che ha detto la discutiamo e se n'è andato via, allora forse può darsi che non è andato bene, forse il modo, forse io vado proprio in quello che dice il consigliere Gascone, quello che ha detto il consigliere Pace, permettendo che il sindaco di sua competenza, nominata anche degli amministratori, uno si chiamava Cracco, poi ha tolto Cracco, ha messo gli azioni, ha tolto gli azioni dalla sera alla mattina, sono andato su, poi mi sono da Cracco, quando metti Cracco lo sono buttato.
affrontare con entusiasmo, perché fino al 16 di ottobre io sapevo, anche il giorno in cui abbiamo lasciato l'incarico, che dovevamo completare quello che avevamo detto. Quindi, caro Franco, la mia rabbia è che tutto quello che ha detto questo corso non si è fatto niente, e non è che lo deve fare uno o un altro, ma noi abbiamo, ci siamo espressi, e ad oggi non si vede perfettamente e non certamente che io me ne sono portati con me rispetto alle valutazioni. Poi quante volte il consigliere, forse non è più sull'ossigeno che dovrebbe essere realmente impedito, ma il concetto è: io accetto con gradimento la vostra, il vostro suggerimento, perché uno si sente anche, tra virgolette, preso in giro, perché quelle persone che stanno in quell'azienda, il consiglio si è impegnato più volte, e ad ora e ad oggi mi si giungono voci differenti, qualche voce la sento dalla regione, non più dalla città metropolitana, e allora io voglio capire se per caso, e lo dovete sapere tutti quanti, se tutto quello che abbiamo detto vale o non vale più, se le nostre delibere di consiglio metropolitano vengono fatte solo esclusivamente sulla carta e non vengono messe in esecuzione. Questo è il problema. Allora sono saltati degli atti, è giusto che questi atti, con la copertura, anzi con il giusto suggerimento, eventualmente se per caso non sbagliano dei nostri dirigenti, noi valuteremo se sì o se no. Il mio intervento è stato, però, perdonate, un po' arrivoso, uno contro tutti, anche rispetto alla questione che, ripeto, non ho detto più nulla, dicendo noi dopo ci confrontiamo. Non c'è molto fare, lo facciamo alla sua. Quindi chiedo scusa, io ti chiudo. Lo stiamo decidendo adesso, non penso che il gruppo venga alla prossima conferenza di nuovo inverso. L'impegno stando qua in capogruppo, se per caso concedete anche come primo punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio metropolitano. Questo è l'impegno che chiedo, perché se deve decidere la conferenza, che forse ci ritroveremo con un'altra volta come ultimo punto, e poi giustamente si potrà avere degli impegni e andrà via. Grazie. Grazie. L'ultimo punto all'ordine del giorno, vabbè, ma forse questo lo dirò la consigliera. Già votato. Ah, ok, quello che abbiamo fatto comincia come variazione, come variazione. Va bene, perfetto, quindi lo dico. Prego, Presidente, solamente per ribadire che la nostra volontà va nella stessa direzione di quella dei colleghi che hanno preceduto